Ciao Adrian, buon Ciao, ciao. pomeriggio. Ciao, grazie di aver partecipato a questa diretta. Tu sei un divulgatore scientifico e quindi rientri un po' nei discorsi che faccio sempre ai ragazzi sulle discipline scientifiche. Anzi, sei famosissimo perché riesci a coniugare sia la scienza che la comunicazione moderna. Ho visto oggi un po' il tuo Instagram. Grazie. Prima stavamo scherzando sul fatto che hai rassicurato tutti che il razzo della Cina che è incaduto sull'Italia c'è molta poca probabilità che cada effettivamente sul balcone di qualcuno di noi, per cui è stato decisamente rassicurante. Sì, la maggior parte della Terra è acqua, quindi molto probabilmente finirà in un posto nell'oceano. Quindi nel caso peggiore può succedere, e non è la prima volta che è già successo l'anno scorso, e può succedere che finisce nell'oceano e poi alcune piccole parti finiscono sulle spiagge. Quindi qualcosa del genere, ma davvero tranquilli, nel senso, la probabilità non è zero, per cui magari io rassicuro tutti e quindi E poi cadrà sul balcone di qualcuno, però. però è estremamente improbabile. Sì, no, è improbabile, improbabile. Scherzi a parte, comunque, ho visto un po' il tuo profilo. Tu riesci ad affrontare in una maniera molto, molto semplice tematiche che sono davvero difficili, ostiche, quindi a raccontare ai ragazzi tramite i loro canali la scienza. Ma com'è che ti sei appassionato? Raccontami. Per me è sempre stato ovvio, nel senso che sono cresciuto con la passione per l'avventura che c'è dietro la scienza. Cioè, per me non era tanto il conoscere le cose, quanto il processo di conoscere le cose che mi entusiasmava un sacco. È un po' come, che ne so, puoi essere appassionato al mangiare la pizza, oppure ti può affascinare un sacco come la chimica dietro, oppure come funziona il mettere in forno le cose, come la temperatura può alterare completamente gli ingredienti. E quindi era più quello, mi piaceva da morire vedere come potevamo scoprire cose riguardo a, non so, miliardi di anni fa sulla Terra, guardando semplicemente il giardino. Cioè, quando andate per esempio alla stazione, vedete alla ferrovia ci sono dei pezzi di roccia messi tra i binari. Quei pezzi di roccia sono molto, molto più vecchi persino di buona parte dell'Italia su cui camminate. E nella storia, se aprite uno, dentro c'è così tanta storia geologica del pianeta che potete risalire ai tempi dei dinosauri, potete vedere i cambiamenti strato per strato di come è cambiato il clima. Quindi questa cosa succede dappertutto. Mi sono appassionato a questo processo e in un certo senso mi sentivo solo perché io ero quello, sin da bambino ero quello strano che si aggasava per tutte le cose, le altre persone non sembravano emozionate. E mi ricordo un momento in cui scoprì che c'è una luna intorno a Giove chiamata Europa, che è fatta di ghiaccio, sotto qui ci sono oceani di acqua liquida, e per me era sconvolgente che non avessimo missioni già lì per studiarli, per vedere se nell'oceano ci fosse vita. E continuavo a dirlo agli adulti, ma perché non c'è? Ditemi cos'altro di meglio, cosa c'è che Cosa vi c'è di più ruba il tempo? interessante? Sì, cioè. Perché co costa una missione del genere costerebbe meno di quanto fa un film al botteghino di qualsiasi estate. Quindi non è che costano cifre assurde. Eppure non viene fatta. E quindi a un certo punto, pieno di frustrazione per questa cosa, quando ero piccolo, ho deciso: vabbè, ve lo racconto e vi spiego io perché dovremmo andarci. E mi sono appassionato più che altro a teatro contemporaneamente. Ero sempre alla ricerca di palchi su cui salire. Quindi nel tempo ho messo insieme teatro, è la mia altra grande passione, con il raccontare quello che adoravo della storia e della scienza. E quindi eccomi qui. Quindi il lato umanistico, quello scientifico, complimenti perché non è da tutti Beh. riuscire a metterli insieme. E senti, ma che cosa hai studiato per riuscire a diventare un divulgatore? Allora, innanzitutto che cos'è un divulgatore scientifico? Perché nella mia testa so che dico una cosa un po' da boomer, ma è un Piero Angela, quindi io mi Sì, immagino no, una no, va persona benissimo. che... Allora, di suo, immaginatevelo come i bardi. Okay? I bardi avevano questa funzione strategica nel tempo del Medioevo, sotto ce l'immaginiamo lì, perché riuscivano a trovare un modo di raccontare alle persone storie di eventi importanti per socializzare, anche per capire la storia del proprio posto, del paese, dell'Europa, eccetera, e lo facevano in un linguaggio che era molto facile da capire in canzoni. E quindi in un certo senso io che faccio il divulgatore faccio il bardo in età moderna, quindi fondamentalmente è la stessa cosa, prendo storie molto complesse e cerco di raccontarle in modo da avvicinare le persone e fargli capire il senso di quello che succede. L'altra cosa importante della divulgazione è che non è che
non è che semplifica le cose complicate in sé, quanto dà gli strumenti alle persone di avvicinarsi e poi piano piano iniziare a far parte, a capire quel mondo un po' di più. Per cui pensate ai gialli, okay? I gialli sono bellissimi perché quando funzionano non sai chi è l'assassino dall'inizio, perché se sai già dalle prime pagine che ha fatto, certo, che gusto c'è, giusto? E ci piace, certo, la fatica dell'ipotizzare, cercare di capire chi è stato l'assassino. Per la scienza non abbiamo lo stesso atteggiamento, perché la scuola ci toglie il divertimento. La scuola parte dicendoti già, ecco chi è l'assassino, ora fai tutta la parte pallosa del avvicinarti al processo di deduzione, eccetera. E ti toglie il gusto. Quindi per me quello che ho cercato di fare è avvicinare le persone alla scienza in un modo in cui possono apprendere a fare, tra virgolette, la fatica, ma in senso divertente. Perché se dopo, quando finisci di guardare i video, guardi, non so, le stelle alla notte e sai che quel colore, perché dentro brucia quegli elementi chimici, ti dà soddisfazione perché c'è una cosa in più che sai, che però hai appreso grazie a te, alle tue capacità. E quella cosa ti può portare a altre deduzioni intorno al mondo in cui vivi, anche al pianeta, a te, eccetera. Quindi ho cercato sempre di raccontarlo in modo che fosse divertente, ma anche appassionante, un po' come anche per la musica, no? Cioè, a scuola, certo, immaginate se fare solfeggio e basta. Potete fare solfeggio quanto vi pare, ma se fate solo solfeggio e non vi fanno mai ascoltare, che non so, gli SDC o i Pink Floyd in questo caso. I Pink Floyd, sono in tema. Sì, non sai, allora perché, a che pro faccio questo solfeggio? Perché molti mi dicono, Adrian, è bello quello di cui parla scienza, però io non sono mai stato bravo in matematica, scuola. Vabbè, cioè, non è quello il punto, perché anch'io non so comporre musica, però la musica ci piace, possiamo sentirla, quindi poi comunque avvicinarti, goderti tantissimo della scienza, del mondo di scoperte scientifiche, di esplorazione, anche se non sai la parte di come si fa. Cioè, non è, queste due cose non sono scritte. Però posso farti una domanda? Com'è che ti è venuta, cioè, ho capito che tu ce l'hai fin da piccolo questa grande passione, però com'è che ti è venuto in mente, a che punto della tua vita hai deciso, io farò il divulgatore scientifico, perché io ho una passione per la moda da tutta la vita, ma non mi sono mai iscritta in nessuna scuola che insegni a fare la stilista e faccio tutt'altro nella vita. Tu invece in che momento hai avuto lo switch e hai deciso, è questo quello che voglio fare? Mi metto a studiare per fare questo, oppure hai coniugato, come dicevi prima, due cose della tua vita che ti piacciono, che sono la scienza e il teatro, e ti sei lanciato? Allora, ho messo insieme un sacco di cose, perché nella vita sono sempre stato molto incasinato, perché cercavo sempre di fare quello che realmente mi piaceva in quel momento. Quindi i miei piani per il futuro, quando mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, erano per la prossima settimana. l'orizzonte. Ah, di lungo respiro, quindi. Molto, sì. E quindi, perché pensavo che la cosa più importante, perché di solito quando da bambino mi dicevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo non c'è nessuna garanzia che io arrivo ad essere grande, che sembra molto pessimista, come, no, però perché pensavo, quello che se tu mi dici cosa farei da cinquantenne quando io ne ho 15, certo, è talmente lontano e astratto che non frega niente, e non mi dava alcuna soddisfazione dedicare la mia vita a qualcosa che godrà in me da 50 anni. Chi se ne frega di quel vecchio? Io voglio qualcosa che dia soddisfazione ora. Quindi costruivo cose sul lungo termine, però volevo che fossero delle cose che mi dava soddisfazione mentre le facevo. E quindi ho fatto teatro, ho fatto storia e filosofia, perché mi piaceva da morire la storia. Per lo stesso motivo, perché volevo capire come mai il mondo è così. Come smontavo, che ne so, a livello teorico, l'intero universo per me, guardando le rocce, volevo smontare la storia degli umani guardando al mondo intorno oggi. E quindi ho fatto storia, ho fatto filosofia, mi sono laureato, ho iniziato un'altra magistrale poi anche in antropologia culturale, e mentre facevo tutte queste cose mi sono accorto che era pieno di storie che non erano conosciute. E ho iniziato a raccontarle a teatro. E mentre ho iniziato a raccontarle a teatro, e poi dopo anche online, mi sono accorto che questo è il modo di prendere storie della storia della scienza e dell'antropologia e raccontarle poi dopo. Avevo molta più resa sul pubblico rispetto al modo diverso di affrontare il giornalistico. E quindi qualcuno poi dopo nel tempo mi ha fatto notare che questa cosa era molto di tipo comunicazione scientifica, eccetera. E quindi io ho realizzato che facevo divulgazione piuttosto che prendere una decisione che da domani. Ah, ecco, vedi. Ne hai preso contezza dopo, diciamo. Hai iniziato a farlo, poi a un certo punto qualcuno ti ha incasellato e ti ha fatto notare che stavi facendo divulgazione. Sì, okay. anche perché non esiste, non ci sono facoltà che ti preparano su questo. Ci sono dei master come SISA,
ma in Italia non abbiamo purtroppo, secondo me, delle facoltà che preparano in comunicazione in modo sistematico. E secondo me, tra l'altro, è una delle cose che dovremmo prenderci a cuore per il futuro dopo la pandemia, perché è diventato evidente quanto sarebbe importante avere persone che sono specializzate nel comunicare al pubblico, perché per adesso abbiamo giornalisti che sono specializzati nel dare informazioni, ma non è detto che siano bravi a fare il lavoro divulgativo nel creare quel ponte emotivo giusto per far capire. Questo è vero, effettivamente. Tra l'altro io non credo che serva fare un corso universitario specifico per divulgatori scientifici, perché nel momento in cui si propone una cosa di questo genere partono i corsi di laurea per fare il divulgatore vero, scientifico. Forse sarebbe più utile che invece tutte le università provassero a fare dei corsi effettivamente di comunicazione, perché poi il tema è come ti rapporti con le persone un po' per tutto, vale anche per gli avvocati, come fare a spiegare in maniera semplice e banale il diritto, non banale, cioè in maniera immediata che arrivi e che stimoli interesse, come hai detto tu, però gli serve una capacità che non è, non è da poco. E poi penso che nel caso dell'università uno dei problemi che ho notato è che non c'è molto incentivo nel fare divulgazione e comunicazione da parte di giovani ricercatori, perché non ci sono crediti per quello. Per cui se tu fai pubblicazioni scientifiche, quello aggiunge crediti, quello aggiunge prestigio all'università, eccetera. Sì. Mentre se fai divulgazione viene visto come tempo perso, come non tu vieni pagato ma non stai facendo qualcosa di utile, perché dovresti solo produrre nuove pubblicazioni, eccetera. È un peccato, quindi già quello potrebbe essere un incentivo. È un peccato enorme, anche perché tu oggi, per esempio, hai calmato tutti i tuoi follower raccontando che non sarebbe caduto il pezzo. Adesso, a parte scherzi, effettivamente tu hai un grande seguito. Che canali utilizzi per divulgare la scienza? È sempre una corsa a cercare quali sono le piattaforme migliori in ogni momento storico, e io ho iniziato nel 2003 pubblicando i miei primi video quando avevo 15 anni, 16 anni, su una piattaforma che si chiamava Bastardi Dentro, per cui è quella del diario. È Unifa, non esistevano neanche i social. Ho fatto poi un forum dove parlavo di queste cose. Ora, se io dico forum free, probabilmente la maggior parte del pubblico neanche sa chi c'erano. Esatto, io lo so, però erano forse i tempi di MySpace in cui c'era. Erano, sì, era iniziato MySpace e potevi personalizzare la tua pagina in HTML. Sì. Era un altro mondo. Era veramente preistoria di quello che viviamo oggi. E poi dopo, quando sono comparsi i social, io ho fatto... Allora, nel 2005 aprii il primo canale su una piattaforma che si chiamava Google Videos, che era terribile, molto complicato, non funzionava quasi mai. E dopo è comparsa un'altra piattaforma giovane che funzionava molto meglio, che si chiamava YouTube. E Google ha comprato poi dopo YouTube e ora è diventata... E nell'inverno del 2006 ho fatto il primo canale all'epoca... E ho iniziato da lì, quindi io fondamentalmente ho iniziato su YouTube, ho continuato su quello, e poi vabbè, ora lo faccio su Twitch, su Instagram, e cerco, queste sono le principali tre, Twitter, quindi, però principalmente la divulgazione cerco di personalizzarla posto per posto in modo da arrivare al pubblico, non con tanto gli stessi contenuti quanto quei contenuti che funzionano in base a come interagisce il pubblico lì. Calibri la comunicazione in base al pubblico su cui deve arrivare, giustamente. È molto stimolante, perché appunto capito? Ogni piattaforma ha le sue caratteristiche e ogni posto ha un pubblico con necessità diverse, con aspettative diverse. Però c'è un sacco di interazione, immagino, rispetto ai contenuti che posti, no? Esatto, io ho fatto cose anche molto... per esempio, ho fatto molte stagioni, anche molti interventi in TV, e in TV è... Non c'è nessun tipo di interazione che percepisci, il pubblico è molto lontano, ma più che altro in TV ci sono così tanti strati tra il contenuto e la persona che guarda, che diventa una cosa molto preconfezionata, molto lontana, e perde di quello che è l'elemento di autenticità che invece viene percepito qui, dove siamo letteralmente solo, cioè non ci sono strati. E quindi quando ho fatto le cose in TV, il grosso di quello che ho fatto è cercare di destrutturare tutti i strati che c'erano in mezzo. Quindi, penso, correvo per i studi in modo che non si fa mai. Andavo e prendevo un pubblico che è pagato solo per stare lì, e non è un pubblico vero, è solo figurante. Quindi andavano nel panico, perché io li prendevo e gli facevo domande, li facevo parlare. E non c'erano i microfoni. Che è il modo peggiore per metterli in imbarazzo, perché se loro sono pagati per stare fermi e tu gli fai delle domande su una materia complicata.
e quindi sono andato a prendere la camera dicendo alle persone, voi che mi guardate a casa, che questo è tutto finto, quindi spostavo la camera, era... e niente, quindi... Bello! Però, sì, era divertente perché alla fine appunto era un modo per me per portare quella che è l'autenticità che vivevo online, in TV, però non è il mio ambiente, diciamo. No, lo capisco, sono mondi completamente diversi, anche perché la TV uno solitamente in casa l'accende e poi fa altre cose, quindi è quasi più un sottofondo diventato oggi. A differenza di un canale come questo in cui uno si collega per ascoltare effettivamente, fa domande, c'è un'interazione che è molto molto diversa, è chiaro che è. E il mondo della divulgazione, in particolare quella scientifica, è cambiato tantissimo. Io prima citavo effettivamente Piero Angela, ma insomma vale uguale per il figlio. È cambiata molto negli anni, chiaramente, no? In base ai tipi di, tu lo citavi prima, in base ai tipi di social, ma partendo già da chi l'ha fatto in televisione o nei libri, è passata un'era geologica. Oggi forse si spinge molto di più su dei canali che sono molto 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 interattivi, che riescono ad arrivare a tutte le fasce di età. Sì, credo che, allora, quello che è cambiato è su due binari. Da una parte quello tecnologico, ovviamente la tecnologia ha permesso di fare più esperimenti anche nel modo di interagire, che sono ancora, cioè quello che facciamo noi qui come su Twitch, no, per esempio, o su YouTube, sì, è ancora molto agli inizi di quello che si può fare. Immaginate quando comparve il cinema, le persone andarono al cinema a fare teatro fondamentalmente, quindi tutti i primi film erano cose molto teatrali fatte però in pellicola, e non riuscivano a sfruttare davvero un nuovo mezzo, non rendeva l'idea di quanto era incredibilmente potente il nuovo mezzo. Lo scatto è stato con il montaggio, perché nel momento in cui puoi fare il montaggio nel film, puoi fare cose nel cinema che non potresti mai fare in teatro. Puoi fare cose molto ravvicinate, primi piani, piani in sequenza, puoi fare cose che sono un intero nuovo mondo. E quindi nel momento in cui hanno rinunciato alla tradizione di quello da cui venivano per sperimentare davvero con le potenzialità del nuovo mezzo, allora si è aperto un intero nuovo mondo, una nuova arte, con i vari, poi dopo, grandi registi e registi che conosciamo oggi, no? Che hanno definito il genere. E secondo me quando succederà con i media digitali, così vedremo quelli che sono appunto i veri potenziali, perché per adesso facciamo cose che facevamo in TV e in radio, ma le facciamo online, certo, per una buona fetta. E quello che è un po' un peccato, cioè questo per esempio è già molto più interattivo, molto meglio rispetto ad altre cose che vedo fare ancora molto televisive, quindi man mano che tecnologicamente ci allontaneremo, sperimenteremo in modo diverso. Questo è un binario. L'altra cosa è a livello di contenuti. Cioè la divulgazione è maturata moltissimo, perché è partita da un presupposto di io vi racconto la scienza. Certo. E è cresciuta poi dopo con, ok, vi racconto la complessità della scienza, eccetera, quanto fa parte della vita di tutti. E lo scatto più grosso per me, che sono la nuova generazione di divulgazione, eccetera, in questo momento rispetto al passato, è una capacità di avere una divulgazione intersezionale. Cioè significa che la scienza non è isolata, non vi racconto scienza in senso astratto del ecco vi spiego come funziona, che ne so, il ciclo dell'acqua, ma vi spiego come fanno i libri scolastici, tra sì, l'altro. Esatto. Quello è un grosso limite, perché non è collegato a niente, sembra vivere in una bolla a sé, mentre la scienza non è permeabile tradizionalmente rispetto alla vita sociale, eccetera. Quindi cerco di parlare di un sacco di tematiche che hanno a che vedere poi indirettamente, perché il grosso del problema del cambiamento climatico per la percezione delle persone è che non capiscono cioè la parte scientifica da un lato e l'impatto sociale e culturale dall'altro, e quindi avrà delle ripercussioni sociali molto grosse, molto importanti, un evento che fondamentalmente è di natura scientifica, e facciamo fatica a collegare le due cose. E l'altro problema è l'impatto, per esempio, della scienza e la comunità scientifica per quello che riguarda i diritti civili, il femminismo. Sono temi grossi che fanno parte della tradizione scientifica, e per esempio con motivazioni scientifiche all'inizio del secolo scorso abbiamo per legge deciso che essere omosessuali era sbagliato e che era da curare oppure mettere in prigione, ma la motivazione fu scientifica e le persone seguirono questa cosa perché la scienza ha un'autorevolezza. Quindi isolare, cioè dopo il modo in cui raccontiamo la scienza, isolarla da tematiche come il sessismo, il razzismo, l'omofobia, la transfobia, diventa poi dopo un modo per sterilizzare quello che è il dibattito scientifico.
E quindi diventa una cosa astratta che non sembra essere collegata ai problemi reali delle persone. Quindi diventa una roba che le persone dicono, vabbè, ma anche pro dello studiare, perché vi dovrebbe interessare? E quindi quello che cerco di rifare è reinserire queste tematiche in modo che sia appunto collegato al mondo reale. Ed è una cosa che, se ci fate caso alla tradizione scientifica, prima si citava Piero Angela, non è mai stato presente. Quasi mai, un pochino è stato qua e là accennato, però in maniera molto attenta, molto da lontano, con mani avanti, non è mai stato d'impatto, mentre ora, secondo me, i tempi sono maturi e tra l'altro è un mondo diverso. Certo, senti, ma visto che mi hai stimolato questa idea, io mi ricordo quando facevo le medie, no? Educazione tecnica era forse la materia che più si prestava a quello che dici tu, no? Provare a connettere quello che c'è scritto sui libri di educazione, di tecnologia, che sono molto asettici e freddi, per esempio la produzione della plastica, con quello che si potrebbe raccontare sul fatto che oggi gli oceani abbiano 5 isole piene, 5 continenti di plastica, sul fatto che le microplastiche vengono mangiate dai pesci e che poi alla fine si crei, forse anche andare a insegnare nelle scuole, cioè provare a fare divulgazione di questo tipo, o tramite i libri o tramite dei progetti sarebbe utile. Tu hai mai fatto qualche progettualità di questo genere nelle scuole? Penso già da quelle più piccole, perché poi è da lì che formi i cittadini di domani, come dico sempre. Sì, sì, è assolutamente vero, condivido. L'ho fatto sia nei asili, l'ho fatto anche dopo nelle elementari, medie, superiori. I problemi più grossi che ho incontrato, in realtà, i ragazzi sono molto entusiasti, gli studenti in generale sono molto molto felici di tutto questo. I problemi grossi che ho incontrato sono di natura burocratica, da scuole che non sapevano come scrivere un progetto, perché non c'era nessuno che l'aveva fatto e non c'era nessuno che voleva seguirlo, al fatto che ci sono spesso così pochi fondi che quei progetti andavano fatti nel tempo libero dei professori, ma buona parte del tempo degli insegnanti è già preso da cose burocratiche, non dall'insegnamento in sé, e quindi era un carico eccessivo, grosso, e non c'erano punti di riferimento che potevano prendersene. E quindi per me ancora, quando vado alle scuole, è più questo, non è tanto la buona volontà o il fatto che funziona, perché funzionano e tutti gli insegnanti sono convinti che funzionano, è più la fatica enorme di gestire la progettualità. E secondo me snellire quello e creare una possibilità molto facile, veloce, per le scuole, per avere divulgatori e per avere soldi per i progetti e per gli insegnanti, per avere meno carico, quindi che ne so, una persona nella scuola che soffa solo della gestione burocratica dei processi di progetti, aiuterebbe tantissimo a permettermi a me e a loro di fare più collaborazioni. Però che funziona? Sì, assolutamente. Quello l'ho visto tangibile. Ho ancora ricevo messaggi di persone che mi scrivono che si sono iscritte a ingegneria aerospaziale, a fisica, a chimica, e mi dicono io ero alle elementari e sei venuto alla mia scuola o alle medie e ora mi sono iscritto all'università a fare questo grazie a te. E io penso, fantastico, cioè hai cambiato la vita di qualcuno? Sì, è che sono vecchio, ma... No, dai, è una cosa bella. Senti, ma visto che l'hai detto, ma all'asilo come ti approcci? Perché un conto è spiegarlo ai ragazzi delle medie superiori, un altro ai bambini piccoli piccoli. Allora, nell'asilo, per esempio, uno dei progetti che ho fatto all'asilo era inventarci le costellazioni, perché comunque le costellazioni sono inventate. Sono disegni che abbiamo fatto nel cielo per raccontarci storie, per ricordarci dove sono, no? Perché era importante per la navigazione. Ma quello che ho cercato di fare con loro è far inventare a loro le loro costellazioni. E quindi guardavamo il cielo, loro si segnavano le stelle, e poi la notte andavano con i genitori fuori e dovevano ritrovare quelle stelle e ritrovare la loro costellazione disegnata dalla loro. E poi l'ho fatto con diversi asili e poi abbiamo fatto una mappa del cielo di quella provincia. Formata da vari asili, sì, era adorabile. E ho fatto questo, poi un altro progetto che era sullo spazio, tempo e velocità, che è la base della relatività. E, ora, i bambini si stupiscono tantissimo, e questa cosa mi commuove di continuo, della relazione che c'è tra queste tre cose che noi diamo per scontato, sul fatto che, per esempio, tra due punti, quindi la stessa distanza, se vai più veloce, se aumenta la velocità, diminuisce il tempo. E quindi puoi arrivare prima da un punto A a un punto B se vai più veloce. Per noi questa relazione tra le tre cose è scontata, ma il fatto che agendo su una di queste cose cambiano le altre due per loro è incredibile. E tutte le volte c'è qualche bambino o bambina che viene e mi dice, ma quindi se io corro quando esco di casa posso svegliarmi più tardi? Perché arrivo comunque all'asilo in tempo, giusto? Io penso sì.
L'hanno applicata subito il caso pratico. Sembra... Esatto, ti farà fare tardi per tutto il resto della vita questa cosa, però sì, hai ragione. Aveva l'importante dargli l'approccio. Senti, Sì. e qui ci chiedono come mai non si studia astronomia come singola materia nelle scuole. Beh, io penso anche che sia dato dal fatto che i programmi sono oggettivamente da rinfrescare, da rivedere, cioè non solo la modalità di insegnamento, ma anche un È po' vero, è vero. Comunque i tipi di considerate materia. che le scuole sono nate come parcheggio, cioè perché i genitori dovevano essere al lavoro. Cioè, l'obiettivo della scuola non è mai stato per il grosso formare le nuove generazioni come parte primaria, ma era dove li teniamo i bambini quando i genitori sono in scuola. A questo punto facciamolo in un posto dove imparano anche altre cose, così diventano operai migliori. Quindi le materie sono strutturate in modo da dare la priorità a saper leggere, scrivere, fare di conto, perché quando dovrai lavorare in fabbrica dovrai leggere e non mettere il dito qui. Quindi, altre cose. Questo è il motivo per cui nell'Ottocento si erano formate. Poi la formazione successiva, poi noi abbiamo in quel contenitore concettuale, che cos'è la scuola, nel tempo abbiamo aggiunto valori noi. E ora lo viviamo come se fosse cristallizzato così, ma cioè, ci possiamo mettere le mani quanto vogliamo, non è una cosa inventata da un secolo e mezzo. Non è che è una cosa sacra che se una montagna non va a toccare. Possiamo fare quello che ci pare con l'idea di scuola. E secondo me la cosa più importante sarebbe ricordarci che non ha, il processo di imparare e apprendere nuove conoscenze è qualcosa che ci serve nella vita. Non è qualcosa da fare nel, e quindi sarebbe più importante vedere come possiamo creare una società dove i bambini imparano. Punto. Che questo è il modo di vivere. Che fa parte del, cioè, avere un, pensare che i bambini devono imparare soltanto a scuola Sì, è è per vero. me È assurdo, limitativo. è limitativo. Ci sono Sì. musei, ci sono biblioteche, ci sono parchi, ci sono incontri con genitori, associazioni, un ecosistema intero. Dobbiamo non pensare a scuola e basta, dobbiamo pensare a dove e come possono apprendere nell'arco della vita, in modo che rimanga l'abitudine, in modo che anche quando finisce la parte limitata della vita della scuola, gli rimane l'abitudine di leggere, imparare nuove cose, se scoprono una nuova passione a 30 anni, che fai? Dice, beh, ormai non sono più a scuola. No, Sì. impari lo stesso. E quello, il lifelong learning deve essere parte culturale di chi siamo, perché trovo ancora persone che hanno 30, 40, 50 anni e non hanno più imparato, non si sono più messi a imparare nuove cose nell'arco della vita e ancora si basano su conoscenze delle scuole, che cioè, è poco, ragazzi. Sì, No, devo beh. dire che anch'io trovo ogni tanto qualche persona, magari che a 50 anni mi dice: no, basta, io non sono riuscito a laurearmi e quindi non lo farò mai più. Ma perché? Ma chi l'ha detto? Sì, Cioè, volendo puoi esatto. fare. Perché abbiamo costruito una società in cui viviamo come sensi di colpa, come se ci frustassimo da soli. No, a scuola sono andato male. C'è cioè una vita e non c'è nessun motivo per cui dovresti darti la colpa per cosa hai fatto a 15 anni. Dai, impara. È per il gusto di Hai un farlo. sacco di tempo, Sì, certo. sì, 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 sì. E senti, visto che tu ti occupi sostanzialmente di universo, di spazio, perché è importante secondo te investire, no? Nello scoprire lo spazio? Perché l'Italia deve avere anche un ruolo nevralgico in questo? Negli ultimi anni gli investimenti su questo fronte sono aumentati, un po' di spazio ce lo siamo preso, dico sempre un po' perché chiaramente Certo. non è il top di quello che potremmo fare, però siamo sicuramente migliorati rispetto ad anni fa. Però secondo te perché? Dovremmo farci continue domande su questo. Perché allora, vi ricordate quando l'Italia era all'avanguardia per quanto riguarda i computer e poi abbiamo completamente perso il treno? Cioè, andate a visitare Ivrea e dintorni, dove ci sono musei interi dedicati a come l'Italia stava costruendo alcuni dei primissimi supercomputer al mondo, era molto all'avanguardia in informatica. E poi abbiamo deciso che, tanto questa cosa era una moda, questa cosa dei computer. Era passeggera, non avrebbe sfondato, no? Ma sì. Non facciamolo anche con l'industria aerospaziale, perché è palese, cioè è chiaro che è il futuro, così come lo è stato per il computer, ma così come prima ancora lo è stato per l'elettricità e le telecomunicazioni, no? Cioè, se fossimo qui a parlarne, cioè, no, saremmo qui, ma insomma, in una sala nell'Ottocento, a fine Ottocento, quando inizio Novecento c'erano cioè i primi esperimenti di corrente elettrica, giustamente le persone potevano dire: a me non serve niente la corrente elettrica. E avevano ragione, Certo. perché non c'era niente in casa che funzionava con corrente elettrica. Quindi capisco generazioni fa, le ultime generazioni che dicevano: per me non, cioè, non è utile investire nello spazio. Perché effettivamente molte delle cose nella loro vita non c'entravano magari con lo spazio. Ora non è più così da tanto tempo, così come non lo è per l'elettricità,
non lo è neanche per lo spazio, solo che l'elettricità lo noti perché devi comunque accendere. È più tangibile, la trovi dappertutto, esatto. Se in maniera più... Mentre noi vediamo gli effetti di quello che abbiamo grazie ai satelliti in maniera molto più indiretta. Quindi sì. Te guardi, usi il cellulare, usi internet, ma non sai che hai bisogno di connessioni tramite i satelliti. Usi il GPS per andare a casa di un amico oppure in ristorante, però non ci pensi che è tramite i satelliti. E poi dopo vedi se puoi andare al parco o no a correre in base al meteo, il meteo è creato da previsione grazie a satelliti. E se abbiamo una chance di salvarci, per esempio, dagli effetti del cambiamento climatico, è grazie appunto a satelliti, per cui cioè, diventa parte strutturale del modo di organizzarci per il futuro ed è, sì. L'Italia è all'avanguardia. Cioè, per vedere, per esempio, quanto gli edifici disperdano in calore, per fare un... Sì, ma anche banalmente per la protezione civile, per esempio, perché puoi monitorare eventuali zone che possono essere a rischio di frane, o intervenire, per esempio, se c'è un terremoto, puoi vedere dallo spazio direttamente quali sono le zone più colpite, dove sono le strade isolate, come poi quali sono le zone che poi sono ancora più a rischio, perché abbiamo satelliti radar, che non è che devi guardare la foto e interpretare da pixel, no, poi ti vedi lo spostamento rispetto alla foto prima e ti dice questa parte della montagna è 5 cm più in basso, questa parte della strada è leggermente più in alto rispetto alla foto in radar di prima. E questo dà informazioni tangibili immediate che possono salvare tantissimo le vite. E l'altro esempio è l'agricoltura puntuata, che ti permette di avere, immagina il tuo campo agricolo, i tuoi ettari di terreno, eccetera, coltivazioni, e hai un tablet in cui ti dicono esattamente pezzo per pezzo di metro quadrato quanta acqua c'è, quanto azoto c'è nel terreno, eccetera. Quindi se tu devi innaffiare, sai esattamente quale parte... Sai esattamente dove andare a colmare. E quindi sprechi molte meno risorse e aumenti moltissimo la produttività, perché sai esattamente quali sono le zone che soffrono di più e intervieni subito, senza aspettare di vederlo occhio. Quindi questa cosa è rivoluzionaria se viene utilizzata. E l'industria aerospaziale che c'è dietro è gigantesca, e ci sono i razzi che ti servono per lanciarli, ma ti servono aziende che costruiscono i satelliti, aziende che poi dopo costruiscono le antenne, quelle che si occupano di puntare le antenne verso i satelliti e trasferire i dati da una parte all'altra, i server che poi gestiscono i dati, poi i programmi che interpretano i dati, poi dopo tutto il lavoro. C'è un mondo intero, c'è un mondo tecnologico intero, certo. Che è un'economia che è passata da meno di 50 miliardi di dollari globale negli anni 90, ora che sono più di 200 miliardi di dollari di fatturato globale, e andrà verso il bilione, quindi 1.000 miliardi entro questo decennio, ed è enorme come balzo in avanti. Quindi dipende da noi se quanto vogliamo che l'Italia faccia parte di questo, perché ultima cosa, questo argomento promesso, l'Africa è uno dei posti più entusiasmanti del pianeta in questo momento. Perché vi ricordate Corea del Sud negli anni 70-80? Quando sono andato io, la Corea del Sud era uno dei paesi più poveri al mondo. E ora è uno dei posti più all'avanguardia tecnologicamente, che tra l'altro investe 4% del budget in ricerca e tecnologia, ma vabbè, noi siamo solo sognare. Però è un paese tra i più tecnologicamente avanzati. E si è nutrito tantissimo della crescita economica degli altri paesi, da cui poi ha preso tecnologie per costruire il proprio futuro. Per cui un paese povero, mettiamo tanti che sono per esempio in Africa, che stanno crescendo molto più velocemente di quanto cresceva negli anni 80 la Corea del Sud ora, e questi paesi che crescono ora, se devono costruire una città nuova o un'infrastruttura nuova, perché dovrebbero farlo con le tecnologie vecchie, giusto? Se una persona di 60 anni oggi si prende per la prima volta un cellulare, perché dovrebbe partire da Nokia 3310? Non ha senso, no? E quindi se avranno un continente, il più grande continente del mondo, con più persone che vorrà sarà affamatissimo di tecnologie all'avanguardia, e dipende da noi se vogliamo essere quelli che poi dopo producono le tecnologie per dare una mano in collaborazione a costruire nuove infrastrutture, città, eccetera. E quindi il mercato c'è, e a livello economico per noi potrebbe essere un'opportunità enorme poter essere quelli di riferimento a livello tecnologico per tutte le cose aerospaziali. Quindi paesi potrebbero dire: abbiamo bisogno di un satellite che ci aiuti con costruire migliori città, e quindi ci aiutano con i dati dallo spazio. L'Italia può aiutarci? Ci sono ditte che possono costruire satellite e aiutarci, perché noi non ce l'abbiamo ancora le capacità. Sì, eccoci qui. O potremmo dire
No, noi in realtà, però c'abbiamo un bel museo su quando ci avevamo le capacità, è accanto ai ebrei, C'è un museo collezioniamo. ebrea bellissimo. Okay. Sì. Senti, sai che ci sono dei privati che hanno cominciato ad investire un po' nel settore, in particolare, insomma, penso a Bezos e a Musk, che sono forse quelli che più fanno attenzione alle innovazioni. Tu come vedi l'ingresso del privato in questo settore? Una perdita di campo strategico per il pubblico? Penso che il pubblico deve essere quello che stabilisce le regole del gioco, che fa, se vuoi, monitora come funziona, perché poi dopo c'è una tendenza al monopolio naturale dell'economia. Quindi da questo, il pubblico è sempre stato all'avanguardia per cercare di fare cose estremamente ambiziose dove i privati non sarebbero mai andati, specialmente nell'interesse appunto longevo. Per cui, quando fu fatto il progetto per andare sulla Luna, per esempio, $1 di investimento fatto dal governo all'epoca, negli anni 60-70, nell'arco dei 20 anni, quindi 2 decenni e basta, negli anni 90, a livello economico aveva fruttato circa $11 di ritorno per un solo dollaro investito. E ora siamo a più di $20. Perché? Semplicemente grazie a quello che ne so, dovevamo rimpicciolire i computer che avevamo all'epoca per cercare di metterli nella navicella spaziale per mandare astronauti fino alla Luna, e hanno inventato i microchip, che ha permesso la rivoluzione digitale. Hanno dovuto inventare tecnologie nuove, materiali nuovi per fare le tute. Tutti quei brevetti sono rimasti, ma anche banalmente hanno dovuto inventare i laboratori per testare nuovi materiali per andare sulla Luna. Quei laboratori sono rimasti e hanno continuato a investire a fare altri materiali che hanno avuto ricadute economiche gigantesche. Quindi i governi sono molto bravi a cercare di creare le condizioni per fare investimenti che frutteranno tra tanto tempo, mentre il privato riesce a ottimizzare qualcosa che è pronto a decolare sul mercato in maniera molto rapida, perché si può prendere rischi giganteschi e farlo in maniera accelerata, come sta facendo SpaceX, per esempio, no? Riatterrando con razzi dallo spazio. Quindi in Italia, secondo me, ma anche in Europa, siamo molto indietro in questa relazione, e siamo molto indietro nel avere un settore pubblico, cioè lo Stato, che fa cose molto più ambiziose di quelle che fa. Cioè, sembra che in Italia quelli ambiziosi a volte siano più privati e quello Stato sia molto più Sei un po' conservatore. timido, Scusate. Sì. sì, che abbia più paura di provare a lanciare il cuore oltre l'ostacolo, sei un po' viaggi Sì, col freno a mano, come si esatto. direbbe. È vero che non tutti gli investimenti andranno a buon fine, però cioè, fa parte del cercare di non investire soltanto sulle certezze, perché avrai un ritorno che è sempre il solito, no? Quindi è vero che il rischio ci sarà sempre, però il Certo. vantaggio è gigantesco quando qualcosa poi funziona, e questo è il momento giusto, anche perché non è che in Italia o anche in Europa manchino persone che hanno il budget privato No, per poter fare. anzi. Io morrei dalla voglia di vedere un'azienda spaziale finanziata Ferrero per razzi con la navicella a forma di ovetta Kinder. Però, cioè, perché no? Nel senso che alla fine abbiamo miliardari in Italia che non hanno la Sì. benché minima voglia di investire nel settore aerospaziale, nonostante sia quello che è più rapida crescita del pianeta al momento. E quindi credo che a livello strategico in Europa questa cosa dovrebbe essere preoccupante. Cioè, l'Europa intera ha investito circa 6 anni fa per creare un nuovo razzo chiamato Ariane 6, pensando che quando arriveremo tra 6 anni sarà rivoluzionario, perché costerà, da invece di 80-90 milioni, 60 milioni, 30 milioni in meno. SpaceX, nel frattempo, che è un'azienda privata, e non tutti gli stati europei, ma sono un'azienda, è partita con un progetto molto più ambizioso, non con un razzo che costa leggermente meno, ma che comunque precipita tutto nell'oceano, ma un razzo che ritorna dallo spazio e lo riutilizzi. E ora i Certo. loro razzi hanno mandato praticamente in pensione il nostro nuovo razzo europeo, prima ancora che debutti, non è ancora debuttato, debutterà l'anno prossimo e costerà di più. E quindi, cioè, in Europa non stiamo così tanto in ritardo, che ora il progetto di avere anche noi un razzo riutilizzabile è per gli anni 30. È così che, boh, non so, abbiamo bisogno di molte più ambizioni, abbiamo bisogno di anche semplicemente creare una cultura ambiziosa da parte Sì. pubblica, in modo che poi i giovani che escono dalle scuole oggi guardino agli stati e pensino: io voglio restare in Italia perché è l'ambiente dove io, se ho un'idea di fare un'azienda spaziale, posso farlo. Però se posso dirlo, visto che tu fai il Sì. divulgatore, quindi di fatto il comunicatore, è anche un po' un fatto di narrazione. Questo paese guarda sempre Certo. solo, secondo me anche in parte colpa della politica, si guarda sempre solo quello che non funziona e non guardiamo mai le eccellenze che ci sono. Se Sì, riuscissimo a esatto. guardare quelle, dirottando un po'
l'attenzione sui lati positivi, i ragazzi avrebbero anche loro più voglia di formarsi, di rimanere, ci sarebbe più voglia di Sicuramente. investire. Chiaro che se uno L'Italia guarda ha sempre solo ciò tantissime che non va. eccellenze. No, anzi, se no, io quello che non va lo vedo molto come, tipo, lo dicevo ora, perché è un problema di responsabilità, scusa, da parte del pubblico, Certo, sì. perché dal punto di vista mio come divulgatore, poi dopo io posso far vedere le eccellenze, però se poi dopo quelle eccellenze possono fare cose molto meno ambiziose, semplicemente perché non c'è l'ecosistema giusto, diventa un Certo. po' difficile, per cui, però sì, in Italia per esempio abbiamo tante piccole aziende che costruiscono addirittura pezzi delle navicelle che ci porteranno sulla Luna, quindi Sì. è una Però non gioia ne da parliamo, vedere. cioè o ne parlano persone Però, come te oppure se ne parla poco o niente di questo tipo di purtroppo aziende. sì. Bisognerebbe fare entrambe le cose, chiaro, avere più capacità di investimento, più lungo raggio d'azione negli investimenti e a fianco provare a creare un humus per una cultura che sia più positiva sul fronte dell'investimento in questo settore, sicuro. Sì, cioè in Europa tutti quanti spendiamo ogni estate, visto che ora arriverà l'estate, circa 12 miliardi e mezzo come pubblico in gelato, che è fantastico, specialmente se Vabbè, fai gelato. gelatari. Però il problema è che spendiamo 5 miliardi e mezzo globalmente per tutte le cose spaziali, tutte quante le cose spaziali. E quindi se a noi del pubblico ci interessasse il settore spaziale o andare nello spazio tanto quanto mangiare gelato, sarebbe questo e basta, chiedo. No, però è per dire quanto in realtà non lo viviamo come un settore. Cioè, il fatto che tutti gli stati europei insieme riescono a mettere 5 miliardi e mezzo, mentre gli Stati Uniti arrivano a 22 miliardi, Sì. secondo me, cioè, non dico che dobbiamo essere pari agli Stati Uniti, ma neanche a metà, che, cioè, secondo me è un non vedere quanto è Sì, strategico quanto è fa porre strategico. delle domande. Nonostante questo, tu ti sentiresti ad un ragazzo giovane di suggerire di investire sul fronte chiaramente della sua formazione in questo settore, no? Perché io sto provando un po' a fare diciamo dei laboratori di orientamento e un po' anche di dirette così sull'orientamento professionale. Tu, per questo tipo di settore, diresti a un ragazzo di investirci, di studiare, sì o no? Perché la classica, quando chiedi a un bambino, scusa se te la banalizzo così, ma quando chiedi a un bambino che vuoi fare da grande, lui, guarda, il 99% ti risponde l'astronauta. Il punto è che cosa deve studiare per riuscire a farlo? Ti sentiresti di suggerirglielo oppure anche di suggerire qualcos'altro sempre nel campo? No, assolutamente. Allora, è un momento molto entusiasmante da questo punto di vista, perché stiamo per ritornare sulla Luna con umani, stiamo per andare su Marte, abbiamo razzi che atterrano dallo spazio, abbiamo sonde da lanciare in giro per il sistema solare, telescopi giganteschi costruiti. Quindi, per quanto riguarda l'esplorazione spaziale, in generale non c'è mai stato un momento così buono. E questo si riflette molto anche perché ora c'è la selezione della ESA in atto, ora in questo momento c'è ancora la selezione aperta per nuovi astronauti europei. E tipo, una volta l'immagine per l'astronauta era uomo macio, molto cowboy, molto preparato, che faceva il pilota, no? E non c'è bisogno di quello. Uomo L'idea da film. dell'astronauta classico, sì, non, no, è scartata da molto tempo. Abbiamo bisogno di persone che sono brave in tutti gli ambiti scientifici, che sono molto empatiche, che sono brave a lavorare insieme, che hanno una mentalità internazionale, che sono brave a capire anche le necessità di comunicazione verso il pubblico. Quindi sono tutta una serie di skill che non vengono percepite dal pubblico, e quindi tante persone che sono genuinamente molto brave potrebbero essere dei ottimi candidati astronauti, non ci pensano. E uno dei grossi problemi per questo sono le persone, per esempio, che normalmente abbiamo sempre escluso. Penso per esempio alle donne. Molte donne non pensano, nonostante abbiano pari o se non superiori anche capacità e preparazione e skill e competenze rispetto a quelle di uomini, spesso non pensano di essere adatte perché culturalmente hanno assorbito questa cosa del non essere all'altezza, oppure essere molto più, in qualche modo, avere un giudizio molto più negativo di default rispetto alle proprie capacità, sentirsi molto più in colpa a pensare di poterlo fare rispetto alla media dei uomini. Certo. E quindi, secondo me, io quello che consiglierei, se dovessi parlare con giovani, è di puntare verso fare l'astronauta, in realtà lavorare in ambito spaziale, perché l'astronauta è solo una piccola parte, perché poi dopo puoi fare appunto l'ingegnere aerospaziale, costruire, o l'ingegnera, costruire navicelle spaziali, puoi lavorare in altri settori che riguardano, penso,
comunicazioni può essere quello che comunica con il rover e guida il rover sulla superficie di Marte. E queste cose le possiamo fare anche in Italia. Il prossimo rover gigantesco che lanceremo su Marte, quello europeo, Rosalind Franklin, verrà guidato da Torino. E l'Italia ha tantissime aziende spaziali, per cui sì, cioè non ci sono problemi. L'unico limite grosso continua a essere la cultura che abbiamo creato intorno e che spesso ci fa percepire che alcuni ambiti come esclusi per noi. Io lo so perché, per esempio, quando vado nelle scuole vedo studenti e studentesse che sono di origine di altri paesi, sono immigrati qui, che si stupiscono tantissimo, sono con gli occhi spalancati a vedere me che sono immigrato dall'altra parte della cattedra. Perché non è mai successo che una persona immigrata sia fosse in un posto di, che percepissero come autorità? Poi mi guardano, che ci fai lì? Vabbè. No, perché davvero pensano, non è, per me è escluso. Cioè, io non ho visto qualcuno, gli unici che vedo immigrati, oppure del colore della mia pelle, in una posizione più prestigiosa, li vedo come calciatori. Per cui quello posso fare. Dove sono grandi politici, o per dire anche persone di cultura, attori, eccetera, di provenienza da altri paesi, immigrati qui, naturalizzati qui, che ora hanno grossi ruoli nella cultura italiana? Ce ne sono molti meno in percentuale, quindi ne vedono molti meno. E quindi, secondo me, molto del problema di cosa voglio fare da grande è legato anche a cosa percepisco dal mondo. Quello dobbiamo, è una cosa che noi da adulti possiamo migliorare, possiamo cambiare, perché siamo noi quelli, certo, che cambiano la percezione delle cose. Per cui quando noi chiediamo cosa vuoi fare da grande, è un po' sempre una domanda trabocchetto, perché sappiamo che non lo sanno. E tra l'altro è anche è cattiva come domanda, perché secondo me quello che devono fare durante il percorso scolastico, comunque in età giovane, è più viverla come cosa mi piace e devo scoprire cosa genuinamente mi fa fare, cioè cosa mi smuove, qual è il mio centro, la cosa che davvero mi appassiona. E più quello è l'importante, perché poi dopo, che esista un lavoro o no, chi se ne... Cioè io ho scoperto quello che mi piaceva e ho scoperto che potevo farlo come lavoro. Se non esiste come lavoro, lo inventi. Non limitarci soltanto a vedere il mondo attraverso i lavori, lo spettro dei lavori che c'è ora, è incredibilmente limitante, specialmente in un mondo in cui, quando io andavo nell'elementare e me lo chiedevano, neanche esistevano i social. E quindi buona parte dei lavori che oggi posso fare non esisteva. Non potevi neanche concepirli all'epoca, no, sì. Era anche più difficile. Questa cosa accelera, sì. Con la robotica, con l'intelligenza artificiale, certo, con modifiche genetiche, eccetera. Ci saranno lavori nei prossimi 20 anni che ora i bambini che vanno alle elementari vivranno in un mondo che noi non siamo in grado di prepararli per quello. Noi dobbiamo prepararli per essere loro in grado di affrontarlo. Quindi non tanto noi prepararli per quel mondo, quanto dargli le skill per essere empatici, per essere delle buone persone, per essere in grado di collaborare tra di loro. Invece no. Di adattarsi alle situazioni. Cioè, sì, secondo me, esatto, la capacità di adattamento è fondamentale. In un mondo in evoluzione costante, con la scienza e la robotica che va avanti alla velocità della luce. Filtrare informazioni, capire quali informazioni, dove trovare le informazioni. Invece continuiamo a fare la scuola esattamente come 20, 30, 50 anni fa. E continuiamo a fare, per esempio, i compiti singoli, in cui sono quiz, e deve farlo solo con le tue capacità, e non facciamo quasi mai compiti in cui devono lavorare di gruppo, in cui sì, e poi escono da lì e vanno nel mondo del lavoro e dicono, e sei bravo a collaborare per problem solving insieme a un team? A scuola mi fanno fare, e dovevo impararlo, sì. E quindi sì, cioè, il mondo della scuola continua a essere, come dicevo, parcheggio per bambini, e si è visto ancora di più nella pandemia con i genitori che si sono lamentati dicendo, aprite le scuole perché io non voglio avere i bambini qui, perché io devo lavorare a casa e non voglio avere i bambini a casa. Adrian, c'è qualcuno che dice che tu vivi nel 3021, cioè sei troppo avanti. No, cioè, secondo me sono cioè queste cose sono vive ora, fanno parte del dibattito di ora, perché è il momento giusto. Cioè, il momento giusto per cambiarle sarebbe stato a ritroso, però insomma è sempre ieri il momento in cui dovevano farle. Però non è tutto. E diventa tardi nel momento in cui senti l'esigenza che dovremmo farlo culturalmente ora, mentre poi dopo ci giriamo intorno e non lo facciamo, eccetera. Quindi, certo, cioè, non ci saranno molte altre chance, perché allora, prima guerra mondiale è una delle guerre più, lo so perché, cioè, prima guerra mondiale è una delle storie più tristi, perché era evitabile
ed è stata una concomitanza di decisioni stupide, ma stupide, prese da un'intera generazione di leader che non sono riuscite a evitare un conflitto mondiale. E da lì a cavallo sono anche altre condizioni per la seconda guerra mondiale. Ma la prima, cioè, nessuno neanche voleva entrare in guerra. Addirittura l'impero austro-ungarico dichiara guerra e poi dopo dice: ancora non abbiamo finito il racconto, aspettate un pochino, poi dopo iniziamo. Cioè, nessuno era davvero voglioso di... Però le persone che hanno fatto delle decisioni incredibilmente stupide sono state formate da persone, quindi sono andate a scuola con una generazione di insegnanti, sono state formate da persone che a loro volta, da bambini, erano andate a scuola ai tempi di Napoleone. Questo significa che quella generazione ha avuto l'educazione, ha subito un'educazione di una generazione molto più vecchia. E questa cosa noi non ci badiamo abbastanza, perché noi saremo gli insegnanti di una generazione che formerà la prima generazione del XXI secolo. Perché i bambini che nascono oggi e crescono, a metà secolo dovranno essere loro insegnanti di quelli che saranno quelli a prendere decisioni del 2100. Ed è molto importante, perché il cambiamento climatico trasformerà completamente il mondo. Il mondo tra un secolo sarà drammaticamente diverso, con intelligenza artificiale, robotica, paesi che saranno completamente diversi rispetto a oggi. E se noi non educhiamo la generazione di ora in modo giusto, e se noi lasciamo, per esempio, piccoli pezzi, tipo nella generazione dell'Ottocento, lasciarono scorrere questa cosa della seduzione dell'autorevolezza e l'idea che in qualche modo ci fossero delle razze superiori. Se noi non togliamo la spina presto a queste cose, per questo sono importanti anche unire scienza e battaglie sociali, civili. Il modo in cui noi pensiamo di educare la generazione di oggi determinerà il prossimo secolo. Per cui non è mai troppo tardi, anzi, non è mai troppo presto, scusami. Anzi, semmai, certo. Sempre troppo tardi. Ascolta, ci chiedono se c'è qualche azienda italiana che è specializzata in ambito aerospaziale. Una che ti posso nominare facilmente è Avio, che costruisce razzi tra i più precisi che abbiamo al mondo, che si chiamano Vega, in buona parte fatti in Italia. Quindi Avio è una delle aziende più prestigiose, diciamo, che abbiamo in Italia aerospaziale. Poi ci sono tante altre piccole aziende che fabbricano componenti, c'è la Argotech, che fa piccoli satelliti, che ha prodotto anche un piccolo satellite che partirà verso un asteroide tra poco, una Matrice Q, che fotograferà, stiamo per andare a colpire con una sonda la luna di un asteroide per vedere se riusciamo a deviarla, per allenarci nel caso in cui un asteroide rischierà di colpire noi. E verrà fotografato l'impatto da un piccolo satellite fatto in Italia. E a cui tra l'altro hanno collaborato anche molti che sono usciti dalle scuole da ingegnere aerospaziale poco fa. I team Fantastico. Sono giovanissimi. Sì. Quindi sono ragazzi che hanno applicato subito la teoria alla pratica. Sì, sì, ma la domanda è per nuovi satelliti, per tipo la SpaceX sta costruendo una rete satellitare intorno alla Terra di 36.000 satelliti, che permetterà di avere connessioni internet sulla Terra ovunque, a banda larga, quindi sia che tu sia, che ne so, Sahara, in cima all'Everest, Pisa, tutti i posti più isolati del mondo, puoi comunque avere una connessione a banda larga. E quindi, però, questo è solo un progetto, ce ne saranno tantissimi di simili. E chi li costruirà? Chi farà tutte queste cose? Potrebbero esserci tante start-up in Italia, e quindi io quello che vi consiglio è, se volete iniziare un percorso, non pensate solo alle aziende che ci sono, ma pensate che azienda a farvene una vostra, che ve ne potete fare una vostra. Assolutamente. Ok. E c'è ancora una domanda, poi guarda, mi sta assorbendo questa discussione, nel senso che sei una calamita oggettivamente, ho capito perché fai e sei così famoso con questo lavoro. E ti chiedono quanto è stata importante la tua formazione artistica, in particolare quella teatrale a cui hai accennato prima, per fare il divulgatore scientifico, immagino tantissimo. Moltissimo. Allora, considerate, noi umani siamo molto molto bravi nell'arte, nel fare arte, perché ne è andata della nostra sopravvivenza. Cioè, fondamentalmente noi non siamo granché in natura. non abbiamo unghie che graffiano e non riusciamo a correre. Sei spietato. Sì, siamo terribili. Prendete gli umani, li mettete su un'isola, moriranno tipo in pochissimo. Siamo proprio terribili come animali rispetto a capacità fisica di fare cose. Quello che ci salva è che siamo estremamente bravi e ingegnosi a lavorare, specialmente quando lavoriamo in un gruppo. Quindi la nostra salvezza era che eravamo molto sociali e costruivamo gruppi. Però per riuscire a mantenere i gruppi avevamo bisogno di empatia, abbiamo bisogno di strumenti che ci permettevano di collegare, di legare tra di noi. L'arte era un modo per creare un racconto delle nostre storie e creare un modo per
passare informazioni da una parte, che era molto importante, perché tipo se io devo trasmetterti delle conoscenze importanti riguardo come cambiano le stagioni, perché ne va della tua sopravvivenza per trovare da mangiare, se te lo racconto e basta come informazioni non ti rimane impresso, ma se te lo metto sotto forma di un racconto ti rimane molto più impresso. Tutti si ricordano le storie dei film, ma magari non tutti si ricordano tipo un lungo elenco di informazioni e basta, senza contesto. Così come era fondamentale per creare coesione sociale. Quindi l'arte, cioè, era come l'equivalente di, che ne so, il martello, oppure gli strumenti, la fune, no? Che hanno rivoluzionato i tessuti, hanno rivoluzionato il nostro mondo, i metalli, lo stesso. Lo stesso ha fatto l'arte, perché creava gruppi molto più forti tra di loro, creava storie a cui le persone si potevano agganciare, si potevano sentire parte di qualcosa di più grande. Quindi tutti gli umani sono capaci di fare arte. Tutti. È come dire che non siete bravi a fare arte è come dirmi io non sono bravo a respirare. Questa cosa di respirare, non lo so, non mi riesce molto. Cioè, a meno che non avete un problema, ma tutti siamo genuinamente bravi a fare arte, solo che non siamo messi nelle condizioni di farlo di solito e non lo notiamo, o a volte facciamo cose artistiche e neanche ci facciamo caso. Quindi quello che è la mia preparazione, come mi ha aiutato a diventare migliore come divulgatore, è che la nostra natura artistica, sia come creatori che come recettori di arte, fa sì che poi puoi creare dei ponti per veicolare le informazioni. E quindi io mi sono preparato in teatro perché era la cosa che amavo di più e per me salire sul palco era come sentirmi vivo, avevo bisogno di salire sul palco. Mi manca tantissimo ora che i teatri sono chiusi, cioè non vedo l'ora che si riaprono, piangerò di gioia per un giorno intero. Però è perché crea un modo per veicolare emozioni, anche essere uno specchio. Tipo, se mi chiedi il modo in cui possiamo migliorare, secondo me, l'Italia e che il futuro del paese, abbiamo bisogno di molta più arte, semplicemente perché l'arte diventa lo specchio di quelli che sono i problemi, diventa il modo in cui discutere attivamente, mediare posizioni diverse di quelli che sono i problemi di ora nella società, perché se no, cioè, davvero noi cerchiamo di pettinarci senza specchio, cioè, pensiamo più o meno, ogni tanto testiamo, ma senza arte non vedi davvero cosa stai facendo. L'arte è fondamentale, e per la scienza è fondamentale perché appunto ti crea il modo di veicolare informazioni, sia che sia teatro, che pittura, musica, e quindi per me molti più scienziati dovrebbero parlare con artisti, artisti e scienziati, e dovrebbe lo Stato creare dei contesti in cui queste due cose si mischiano, si contaminano tra di loro in maniera più produttiva. Ma sai che sei stato, credo, l'unica persona che finora mi ha detto che lo Stato ha bisogno di molta più arte per uscire da questa situazione, perché solitamente tutti ti dicono, soprattutto nei momenti complessi e delicati come questo, sì, quella è una cosa importante, però poi la fai, cioè l'arte è quasi l'ultima, dopo che hai investito in tutto, dalle infrastrutture, ai trasporti, alla sanità, perché c'è stata la pandemia, certo, quindi certo. Adesso tutti chiaramente hanno una grandissima attenzione al sistema sanitario d'accesso universale, gratuito. No, cioè, lo capisco, però, perché è vero che sembra meno prioritario. Ma infatti era interessante il tuo punto di vista per questo, perché dico, sono contenta che tu abbia portato un punto di vista differente, perché solitamente ti dico, hanno tutti visione un po' asettica, no? Ti dicono meglio la materialità di certe cose che l'arte. Che poi dopo nella vita di tutti i giorni, cioè, per esempio, pensate al momento in cui, non so, avete perso un grande amore. Quanto vi consolava il fatto che la strada davanti a casa vostra non avesse buco? Cioè, gli umani, il nostro bisogno di riuscire a vivere le emozioni, il nostro bisogno umano di riuscire a creare un contesto in cui puoi tirare fuori i lati di noi stessi, cioè è talmente importante per noi, talmente grosso, che dirmi che non c'è bisogno di arte è come, davvero, per me è incomprensibile, perché noi, come dicevo, lo facciamo e lo vediamo e ne abbiamo bisogno. Chi di voi non ha messo, che ne so, ha il cuore infranto e dice, ora ascolto un po' di musica, o mi guardo un film. Qualcosa di artistico che ti mette nel mood di piangere, ti mette nel mood di conciliarti, sì, di farti una ragione. Che dà uno spazio alla tua anima. Sì, esatto. E quella è arte. Cioè, dire che non ne abbiamo bisogno, ne abbiamo assolutamente bisogno, tanto quanto l'infrastruttura, è letteralmente l'infrastruttura per la nostra coesione sociale e culturale. E il fatto è che l'empatia non è una cosa
che viene spontanea e basta, è una cosa a cui bisogna allenarci. E essere empatici verso il prossimo ci porta a fare decisioni migliori, specialmente per l'interesse della collettività. Questo è un momento molto importante in cui pensare alla collettività, no? Tipo, basta pensare al maschile, ma quanto noi come individui siamo sensibili agli altri e alla collettività e al pubblico e alla nostra società, dipende da quanto siamo allenati all'empatia. Cioè, uno dei motivi per cui adoro autori come Tolstoi e Dostoevsky è perché nei loro romanzi iniziano sempre con personaggi che erano dei stronzi. Pensate ad Anna Karenina, che inizi la storia ed è una, fondamentalmente una stronza, dall'inizio fino alla fine. Non è che c'è mai un momento in cui ha una redenzione, ma all'inizio pensi male a prendere la schiaffi dalla mattina alla sera. Finisce il romanzo e ti piangi per lei, ma non perché è meno stronza, ma perché capisci che nonostante i difetti, empatizzi, cioè ci vedi l'essere umano dentro. Nei film soprattutto capita che empatizzi con certi personaggi che inizialmente sono assolutamente negativi e poi alla fine ti spiace, sì, fin quando muoiono Esatto, abbiamo bisogno dell'arte per questo, perché le persone là fuori ci risultano insopportabili per il 90%. Ma se vogliamo collaborare e vivere tra di noi come società, abbiamo bisogno di pensare, anche se istintivamente da quello che ti ho conosciuto ora così mi verrebbe da prenderti a schiaffi a te persona sconosciuta, però empatizzo con il tuo vivere la difficoltà, che non so, ti trovi in una zona di povertà, ti trovi in una zona che hai subito un terremoto, hai passato, sei arrivato qui in un barcone. Tutte le necessità, cioè, tutta l'empatia non viene così spontanea. E quindi se lo Stato decide di investire in arte, che produce dei cittadini più empatici, produrrà dei cittadini che fanno delle scelte poi più attente, più mirate al bene della collettività. E quindi crea un mondo migliore, letteralmente, ma in senso pratico, tangibile, non qualcosa di astratto, nel senso, no, perché se tu ti commuovi quando vedi, per motivi artistici, quei stessi occhi, magari un pochino sarai più commosso, sarai più abituato a vedere le difficoltà dietro le battaglie delle persone comuni intorno a te. E quindi sì, penso che l'arte sia tanto importante quanto l'altro è. Se non lo facciamo, alla fine ci ritroveremo a fare decisioni stupide. Cioè, non è il fatto che non ci servono ponti e strade, è perché, però, se noi dobbiamo prendere decisioni per il futuro, parte dalla sensibilità. Che decisioni prendiamo non è una cosa solo razionale, è emotiva. E quindi, quando si tratta di come investire i soldi, noi abbiamo bisogno di formare una società che sarà più empatica. E come dicevo all'inizio, no? Cioè, se vogliamo costruire un mondo in cui se arriva qualcuno e dice ma sai che quelli che hanno questa religione o questa etnia o questo colore della pelle, se ne facessimo fuori, tutti gli altri devono essere in grado di dire questa cosa no, e se sì, non sì, hanno l'empatia, sì, cioè, certo. Questa cosa è letteralmente l'arte vaccina le persone al fascismo. È vero, la cultura cambia tutto, sì. Vaccina tutti. Grazie, io insomma ti ho rubato un'ora, sei un grande, è stato utilissimo questa conversazione. Io ti farei due domande al volo, ma proprio perché aiutimi a capire, in senso sciocco anche. Una, spiegami in maniera semplicissima che cos'è un buco nero, perché io, pur avendo un amico che lavora al Politecnico e metà anno lo passa alla NASA, non sono ancora riuscita a capirlo. Allora, i buchi neri sono regioni dello spazio dove la luce, neanche la luce può andare via. Fondamentalmente succede questo. Le stelle molto molto grandi, quelle più grandi, quando muoiono collassano verso l'interno e ad un certo punto la massa concentrata verso l'interno è talmente tanta che la gravità inizia a essere così forte che niente può più uscire da lì. Nulla, mai. E quindi tutto resta lì, ma significa che qualsiasi cosa cade dentro non esce più e che neanche cercando di andarsene alla velocità della luce non ce la fai perché la gravità è troppo forte. Quindi ve li chiamiamo buchi neri, anche se non sono buchi in realtà, sono tipo delle sfere quelle che vediamo da fuori e non abbiamo idea di come funzionano all'interno perché tipo le stelle funzionano perché la massa del Sole è gigantesca, va bene? Spinge tutto quanto, tipo le nonne che quando ti vedono a Natale ti stritolano fortissimo, no? Quindi immaginate il Sole come una nonna gigantesca che stritola tantissimo tutto quanto e quando stritola fortissimo tutta la massa del Sole, la gravità crea all'interno, al centro del Sole, delle condizioni così estreme che per la temperatura e la pressione si inizia a formare fusione nucleare, cioè gli atomi vengono schiacciati insieme, come se le vostre guance diventassero una sola. Quella pressione, quella fusione genera così tanta energia che l'energia liberata spinge in senso contrario.
e controbilancia la spinta della gravità. Quindi la gravità vorrebbe tantissimo schiacciare tutto il Sole in un punto, ma non può perché c'è tantissima energia liberata che spinge in direzione opposta. E quello che vedete come Sole ora è l'equilibrio tra queste due forze. Quando finisce la fusione all'interno, non c'è più niente che spinga verso l'esterno e quindi la gravità dice «Ho vinto! Ah! Oh, vi dico, basta la pena aspettare!» e schiaccia tutto ancora di più. Quindi se la stella è abbastanza grande, alla fine schiaccia tutto così tanto che collassa e non abbiamo idea di cosa succede perché da fuori vediamo semplicemente che non esce fuori più nulla. E quindi i buchi neri non abbiamo idea di quanto sono piccoli perché non vediamo più niente. Dato che sono oltre il limite di quello che noi comprendiamo, sono incredibilmente affascinanti perché è la regione delle conoscenze che va oltre quello che già sappiamo. Per questo è molto bello fare ricerca in questo campo, perché anche se non sembra collegato magari direttamente con noi, mette in crisi quello che già sappiamo. E quindi quando di solito ti avvicini alla frontiera, strada facendo scopri un sacco di cose che potrebbero servirti. Tipo all'inizio del Novecento stavamo cercando di capire come mai gli atomi erano diversi tra di loro, che dici, boh, vabbè, a che mi interessa a me nella vita reale questa cosa, perché alcuni elettroni sono fatti in un modo o in un altro. Facendo quella ricerca abbiamo scoperto che c'erano alcuni atomi che perdevano, che diventavano altri atomi per via di una cosa chiamata radiazione. E abbiamo scoperto che se lo controllavi in modo giusto, potevi fare radiografie. Ora milioni di persone vengono salvate tutti gli anni perché qualche scienziato si è chiesto, ma perché quest'atomo è leggermente diverso da questo? Quindi... finché inseguiamo la conoscenza non abbiamo idea di cosa troveremo e dove ci porterà. E quello è il bello di fare scienza, e la serendipità anche. E le altre forme di vita, la domanda numero due per... se ci sono gli alieni, allora noi abbiamo al momento conosciamo circa 4500 esopianeti, cioè pianeti che sono in orbita intorno ad altre stelle, e da quello che abbiamo visto ci sono potenzialmente centinaia di miliardi di pianeti simili alla Terra in giro per la galassia. Ora, noi abbiamo solo la Terra come esempio di posto dove c'è vita, quindi possiamo guardare e considerare solo questa. Però da quello che vediamo nel caso della Terra, sembra che le condizioni che ci sono qui siano piuttosto comuni. Quindi potrebbe essere che se qualsiasi cosa è andata bene qui, dovrebbe essere relativamente comune. Quando diciamo vita... magari qualcuno di voi pensa direttamente a alieni come noi. Cioè alieni, scusate, intendo esseri umani, no? Civiltà, alieni come con civiltà. Non sappiamo quanto questa cosa è comune o no, perché nell'arco di tutta la storia della vita sulla Terra, quasi 4 miliardi di anni, noi siamo capitati una volta sola per quel che sappiamo. E quindi può essere che sia molto più raro. Può essere che in natura, di solito, quando capitano civiltà come noi, da una parte hanno grossi vantaggi come quelli che abbiamo, dall'altra parte può essere che tendano ad autodistruggersi facilmente, quindi magari sono molto fragili, quindi capita raramente. Può essere che sia pieno di vita in giro per l'universo, ma meno di forme di vita come noi. Quello che ti direi è che secondo me, se ci sono alieni, se ci sono forme di vita, siamo davvero, davvero vicini ad avere la capacità di trovarli, perché abbiamo finalmente radiotelescopi così grandi, puntati in tutte le direzioni, che potremo trovare un segnale già nei prossimi 10 anni. E immaginatevi il giorno dopo, immaginatevi se noi riceviamo un segnale, ma non tipo cose scontate, solo un segnale in cui c'è scritto qualcosa che percepiamo sia artificiale. Sappiamo con certezza che quella cosa, anche se non l'abbiamo decifrato, non è un messaggio per noi, magari è semplicemente una comunicazione, sappiamo che è artificiale, sappiamo che è prodotto da un'altra civiltà. Immagina il giorno dopo che devi andare a fare la spesa. Cioè devi continuare con la tua vita normale, no? Ci sono gli alieni, letteralmente ci sono civiltà aliene là fuori e tu sei lì a fare il lavoro che facevi in ufficio prima. Tanto dovresti farlo comunque. Sì, devi farlo comunque, no? Quando diventa surreale, pensi lì, sei lì al supermercato e pensi, ma voglio il cereale al cioccolato o a vaniglia? Mentre una parte del tuo cervello ti dice, ci sono alieni! Cosa? Tutte le scelte nella vita ormai, cioè, tipo, sembrano ridimensionate tutte quante rispetto a un'affermazione così enorme. E quindi niente, sono molto entusiasta all'idea che siamo vicini a poterlo fare. Per quanto riguarda noi, potremmo essere noi gli alieni se sopravviviamo per abbastanza tempo per altre civiltà che magari hanno appena iniziato. Io credo tanto negli esseri umani per il futuro, perché noi cioè il nostro pianeta è fragilissimo ed è molto 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 limitato nel tempo, non durerà ancora tra un solo miliardo di anni. Non so, sembra tanto, ma rispetto agli altri 5 che mancano fino alla morte del Sole, poco, un solo miliardo di anni è qualcosa, il Sole inizierà a diventare così caldo che inizierà a far evaporare tutti gli oceani della Terra.
tra centinaia di milioni di anni i continenti smetteranno di muoversi e potrebbe essere che l'intero pianeta diventi solo pieno di giganteschi vulcani come è successo a Venere. Il fatto che la Terra sia così ora e ai giorni contatti non durerà ancora per molto e la vita sulla Terra scomparirà. Questo lo sappiamo con certezza. Tutto quello che c'è qui morirà. La Terra non ci sarà più. Noi potremmo essere, in tutta la storia della vita sulla Terra, potremmo essere come specie l'unica occasione che la vita su questo pianeta ha mai avuto per andarsene da qui. Cioè, perché con continue evoluzioni random noi potremmo essere capitati con le mutazioni giuste per permetterci di costruire navicelle spaziali e andare via. Ma non solo noi, anche la vita. Quindi noi siamo molto più importanti di quanto noi stessi ci diamo credito. Se volete un motivo per cui pensare perché ci siamo qui, pensate, immaginateci i guardiani della vita. E il nostro compito è essere quelli che troveranno il modo per trasformare questo piccolo angolo remoto di piccoli pianeti della galassia in un giardino per la vita. E di mettere in salvo la vita prima che sia troppo tardi. Perché se noi ci autodistruggiamo e spariamo, la vita potrebbe ancora continuare qui. Ma non è detto che capiterà mai più un'occasione come questa per la vita, per mettersi in salvo. E ora non vedete nelle piazze, in giro per le città italiane, dei monumenti ai primi organismi multicellulari oppure le prime spugne che hanno sviluppato il sistema per spostarsi, oppure al primo vertebrato che è uscito per camminare sulla terraferma. Ma senza quel primo piccolo animaletto sulla terraferma, noi non saremmo qui. E quindi senza noi che facciamo questo passo, potrebbe tutto il resto del piccolo angolo di questa galassia, magari pieno di vita tra centinaia di milioni, miliardi di anni, potrebbe non esistere senza di noi. Quindi anche se noi non ci saremmo più a un certo punto, il nostro ruolo potrebbe essere rivoluzionario. E per me è la cosa più emozionante che posso pensare degli umani, come custodi della vita per questo angolo della galassia. Bello, grazie. Io ti ringrazio, ringrazio tutti i ragazzi che ci hanno seguito oggi. Alla fine quello che possiamo dire in un super riassunto, il riassunto è il long life learning, quindi studiare tutta la vita, informarsi tutta la vita e seguire tanto le proprie passioni senza paura, vero? Che è un po' questo. Certo, grazie. Una avete, quindi. Esatto. Ciao a tutti, grazie Adrian, spero di poterti conoscere presto dal vivo. Molto volentieri. Ciao.